Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Euro Truck Simulator 2, nello specifico con il mitico Turbo Star di Ralph Garage. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici del canale, sostenitore, i sostenitori e tutti coloro che seguono i miei canali social, ma soprattutto seguono i miei canali YouTube e quelli che naturalmente seguono il canale Twitch quando sono in replica o sono in offline. E come sempre vi ricordo che se non siete iscritti al mio canale YouTube, vi invito a farlo e naturalmente nella descrizione di questo video troverete alcuni link, diversi link, fra cui uno per naturalmente acquistare giochi scontati in multipiattaforma scontati fino al 70%. Poi troverete tre link che sono i miei canali social, due link che sono naturalmente il sito internet di Ralph Garage dove potrete provare la mod base del Turbo Star e dei rimorchi e non solo, ma potete anche naturalmente acquistare le mod. Ovviamente la mod base del Turbo Star e dei rimorchi sono gratuiti e quindi vi consiglio vivamente di prendere andare sul sito internet del raffuscio del mitico Raff e naturalmente andate a visitare anche la sua pagina Facebook. Adesso iniziamo il viaggio, ma naturalmente prima passiamo a salutare gli amici e le È ora di amiche andare. che non comprendono la lingua italiana. Hi everyone, welcome to the stream. First of all, I want to say thank you so much to my moderators, then the friends, the supporter of the channel, and I want to say a special thanks to my people that fo are following my social media channels and thank you, Voltare a buongiorno a destra. te Ludo, come stai carissimo? Buongiorno a te e buon inizio di settimana. Lo chiamano Ludo il Cobra. Ui, Ita, buongiorno. Anche tu svegliati di buon mattino. Mi ho buttato giù dalle brande, ottimo. Io sto cercando di portare a termine la live che ieri per questioni tecniche non sono riuscito a portare avanti, quindi vediamo un po' se oggi sono fortunato. Ottimo! Il mare della Sardegna. Sardegna, Sardegna, Sardegna. E salutiamo anche il mitico Ludovico Sardegna, la nostra Manuela. La nostra Manuela del Drago. E naturalmente chi altro c'era della Sardegna e saluto anche Elmere. Il nostro mitico Michele. Tutto bene ragazzi, voi Alla rotatoria, prendere la come terza state? uscita. Avete già caffettato? Io in realtà non ho proprio fatto la carica caffettozzo, quindi diciamo che devo carburare ancora meglio. Uscire adesso. E in questo momento ci troviamo a bordo di Turbo Star. E naturalmente ragazzi non poteva mancare il fatto che comunque noi partiamo, ecco, sempre di notte,
Ah, non vi ho detto la destinazione. Allora, praticamente ho portato il caffè. Allora, ho fatto tre tappe. Questa è la terza tappa. Sono partito da Napoli, sono andato a Verona e ho portato 14 tonnellate di cipolle al mitico Morino. Poi ho portato Caffè patacca, caffè in caffè che ghiaccio. spacca. Esatto, caffè e patacca. Ho portato un po' di caffè in ghiaccio a Genova e sono andato dal nostro mitico Aleasso Ayea Ayea e adesso mi sto dirigendo direzione sud Ragazzuoli e sto andando a portare Prepararsi a voltare a destra. dei gelati. Sto andando in... Voltare a destra. Dov'è che sto andando qua? A manicomio. Sto andando in direzione Sicilia, Ragazzuoli. E quindi sto andando a consegnare 25 tonnellate di gelati a Mitico Ricche, che salutiamo. Ragazzi, se qualcuno vuole qualche gelato, approfittate perché ce ne sono in abbondanza. Ci sono Dirigersi per a tutti i destra. gusti. C'è il gusto Ita, c'è il gusto Ertuz, c'è anche il gusto Zio Cicino, ovviamente. Quello non può mancare. Qua ieri mi sono ribaltato facendo le prove. Quindi ragazzi, dite quale gusto volete. C'è fior di fragola, c'è al latte, c'è al caffè ovviamente. Poi c'è anche il gusto caffè patacca. Quindi decidete voi quale gusto volete che lo andiamo a prendere nel cassone qua nella cella frigorifera. E tuzza e tuzza. Oh yes, oh yes. Anche naturalmente tutti coloro che si iscrivono al canale quando sono Tenersi a offline, destra e e poi uscire quindi a destra. al momento la lista non c'è, non ce la riesco a vedere. Allora Uscire vediamo a un destra. po' chi è che si è iscritto io ieri sera. Allora ringrazio Denuzzo, Not For House, ex Antonito e Albero Maledetto. Albero Maledetto. E naturalmente ringrazio tutti voi che stamattina mi siete venuti a fare un po' di compagnia. E quindi salutiamo al mitico Ita che oggi forse ci offre qualche caffettino al bar della spiaggia. Caffettino ci vuole, comunque poi dopo vado a fare una bella carica caffeina, ragazzuoli, ora rischiamo qua di rimanere con un occhio aperto e un occhio chiuso, e tuzzo e tuzzo. Oh yes, oh yes. Hai comprato anche il microfono ultra tecnologico, quello che praticamente prende i suoni anche a 200.000 km di distanza. Stai facendo aumentare i fanzi, come dicono quelli che parlano correttamente l'inglese. Scusate, oh, attivata, ed ci ristacco, oppa, vai, un grande mezzo ragazzi, il tubo star di Raf Garage.
la consiglio questa volta, ragazzi. Se siete appassionati di Eurotrack, ragazzi, questa è un must have, non può mancare. Diffidate da tutte le imitazioni, perché non hanno nulla a che vedere con questo signor sto ricalcolando il percorso. E ovviamente io in questa serie sto utilizzando anche il tuning pack, quindi ho un motore da 640 cavalli, marmittone all'americana, ovviamente le marmitte svacandate, ovvero svuotate dei silenziatori, i suoi bei cerchi e quindi i guaglioni. È tutta una cosa bella, tutta una cosa fresca. E vi faccio vedere la parte esterna. Ecco qua, vedete i marmittoni, i cerchi originali dell'epoca, ovviamente. Oh, chi è che bussa? È arrivata Pasqualina. Ottimo. Ma poi sei riuscito a risolvere quel problema con quel PC là che mi dicesti che quando si accendeva non si vedeva lo schermo? Facesti come ti dissi io, stacca la spina dall'alimentatore, accendi che le reset, che a me è capitata una cosa del genere, caro Ida, ha funzionato. Non ti dico panico, quando dico panico. Credevo fosse qualcosa di peggio, invece poi fortunatamente era, credo, un problema di software. Comunque sono riuscito a sbloccarlo quel pomeriggio, a mezz'ora prima di andare in live, ragazzi. È panico assoluto. Panicos con mortadellas o panos, panicos con a proposito di panos, ma cosa porti di buoni spiace a Ita? E soprattutto poi quando arriva il piccino dobbiamo festeggiare. Ah, buono. Ottimo ed abbondante. Ti vai a godere il bel mare della Sardegna. Wow. Alla fascia del bicarbonato di sodio, direbbe il grande Totò. E vabbè, la granita ci vuole, ragazzi. La granita è una cosa dissetante, specie se fatta con il limone vero, ragazzi, è un toccasana. Si dice toccasana perché la tocca completamente, per intero, no? A Napoli si dice quando è sano vuol dire che è intero, integro, no? E allora è un toccasana, e quindi la granita che tocca sana. E salutiamo anche Sana, non so se ci guarda Sana, comunque ciao Sana. Che poi forse sarà il diminutivo di Rossana. Chissà. Oh mamma mia, granita alla Nutella, caspita. Ma ci sarà nocciola all'interno, che caspiterina, ragazzi. È da assaggiare assolutamente, ma sarà un'esclusiva forse di questa persona che, diciamo così, prepara le granite. Ragazzi, vi chiedo la gentilezza di non esagerare con le icone, perché poi tenersi a sinistra rischia della sospensione di 10 minuti, di 30 minuti e poi dopo il ban, quindi vi chiedo la gentilezza come sempre di sapete che c'è il limite di 5 cose, quindi
Io la granita la prendo in piscina. Azzu! Beh, ragazzi, ma quando uno si sciacqua, sciacqua nel senso che si infrisca o agiuni, soprattutto con questo colore, ragazzuoli. Gli ho messo, sì, tipo bannare. Opla, abbiamo preso le prime 540 euro di multa. Nelle impostazioni può bannare, sì. Diciamo che ti facilita il, per certi versi ti facilita un pochettino la moderazione, ecco. Ci sono alcuni parametri ovviamente che non c'è margine di, ci sono parole, ecco, o atteggiamenti, quindi dopo una certa sequenza c'è il rischio di ban, ecco. E si può fare, io ne utilizzo tre, quindi ognuno banna per in maniera autonoma. Però sì, no, ma l'importante è che li setti tu per non far accavallare il ruolo l'uno sull'altro, quindi dovresti metterti con la santa pazienza come ho fatto io e settarli singolarmente per singole azioni da intraprendere. Però vabbè, questa è una cosa, diciamo così, che richiede tempo, però alla fine, cioè, se dovessi dirle farlo, no, di farlo, dico non farlo, che è un poco così. E se li metti VIP non ti servono a niente. Mu botte Wisa. Ce l'hai come utenti, quindi, in effetti, come i VIP. Che poi comunque loro, i bot comunque li visualizzi nelle informazioni della chat, quindi sì, sicuramente fanno volume, ma però perché se non gli dai il, se non li fa diventare moderatori, quelli non ti funzionano. A proposito di Stream Elements, mi ha fatto ricordare che mo, beh, che la manutenzione mi pare che tra le 5 e le 7, però non ho capito se era AM, quindi sì, già passato, o forse in piena fase di manutenzione. Comunque, ragazzi, vedete che oggi ci sono i sound alert di Streamlabs che non funzionano perché ci sono i server in manutenzione. Infatti mi è arrivata la mail, fortunatamente, e li gestisco direttamente da, oppala, direttamente da Gamecaster qua. Oh, via, una bella 24 tonnellate. Comunque, ragazzi, voi, se volete, prendete i gelati da Cassone, c'è praticamente, c'è una confezione che c'è multigusto, c'è anche il gusto che non esiste. Oppla, ah, amaro carma, ah, qui sono sulla Firenze e Pisa di Volo Filippi, credo. Non si vede niente, non si vede. Ah, time out, caspita. Ma mi pare che già c'era. O forse mi sto sbagliando. Wisebot con il punto esclamativo ban all'utente, se non ricordo male. Quindi sì, diciamo che lo slash backslash, come si chiama, lo fa su, come
come si chiama su Twitch. Poi il punto interrogativo mi pare che potesse pure che no, non ti banna, perché devi mettere il punto esclamativo ban e poi devi specificare sempre chi vuoi bannare. Dipende da te, Ita, può darsi pure che invece di farti, invece di bannarti, che ne so, da VIP ti fa moderatore. Da VIP da. La Zappastorta sta sostenendo il canale da 6 mesi. Grazie, thanks. Qui, presidentissimo, grazie mille, buongiorno a te. Grazie per il sostegno, carissimo. Allora, mi fermo pure un attimo, devo fare lo shootout perché qua su Eurotrack è sempre, opla, è sempre un pochettino critica. Insomma, mi fermo un attimino qua e faccio lo shootout un po' a tutti quanti. Anzi, ci sta l'area di servizio qui. Presidentissimo, grazie ancora naturalmente per il sostegno. E giù, oh yes. Allora, costiamoci un attimo qua. Ecco qua, ci mettiamo sulla piazzola di sosta e facciamo un po' di shootout. So, allora, quindi salutiamo, rifacciamo il shootout. Allora, vita Ale, il presidentissimo la zappa storta. Poi abbiamo Ludovico Ercobre, Auso Ercobre. Ale. Chi altro c'è? Vediamo un po' se c'è qualcuno nascosto. C'è qualcuno? E facciamo un grandissimo applauso. Presidentissimo, se vuoi puoi anche raggiungermi, qua su Eurotrack. Sono in direzione, perché adesso sono in single player, comunque sono in direzione Catania. Sono partito da Genova e sto portando 24 tonnellate di gelati, quindi ragazzi, come sempre, approfittate, prendete i gelatozzi. No, vi preoccupate, che zio Gigino poi ci pensa lui. Si fa sempre dare un po' di merce in più. Azzu! Se mattiniero, va bene che adesso immagino che lì da te l'aria sia freschetta. Ragazzi, per chi non lo conoscesse, la zappa storta è colui che ha creato la famosissima, anzi le famosissime mappe, fra cui ormai la più conosciuta, più vista, più amata, la Zappaland. Proprio lui, ragazzi, ci ha messo anche la stalla con il robottino, che praticamente ci fa risparmiare un sacco di tempo. Quindi ragazzuoli, vi invito assolutamente a seguirlo. Su, andate a seguire il Grand Maestro La Zappa Storta. Altrimenti, se non seguite Monsieur La Zappa Storta, poi la giornata il caffè vi va leggermente, che è un po' amaro, o gelatine che poi si squaglia in mano, e la granite che praticamente diventa acqua fresca. In realtà ce n'è una sola che banna proprio tutti quanti, e quando c'è la in chat, ragazzi, trema la chat, trema la webcam, trema tutto, ragazzi. Si chiama Eliza, lei sì che fa paura, ragazzi.
Oh, bonjour, Prixia, Wajou. Ho Freedom Wall, mi è venuto a guardare, mi è venuto a salutare Prixia. C'è un momento, no? Qua mi devo accostare. Mi devo fermare. Scusate. Perdonate, ma qua scatta proprio la standing ovation. Ragazzi, voi non potete vedermi, ma c'ho i peli sulle braccia, ragazzi, che si sono alzati in piedi e stanno battendo le mani a Brixia. Mamma mia, calma, no, giù. Voi non potete immaginare. Ho Freedom Wall. Giusto, giusto. Bravo, bravo, vedo che siete molto attenti. Bravissima. Ecco qua. Bravo Ita, bravo. Vedo che sei molto attento. Oh, ecco qua. Ok. Ah, hai già finito. Ma che ora vai in live? Facciamo un po' di pubblicità anche al tuo canale. Ragazzi, ovviamente, se siete streamer, potete anche, senza mettere il link del vostro canale, potete anche fare un po' di promozione. Non si paga naturalmente, però se volete offrire un caffè agli amici ah, non male. Ma tu a che ora vuoi andare in live, Brixia? Perché scegli di un orario che per te è più comodo, o magari ti organizzi, che ne so, ti metti in cucina, apri alle 21. Ah, e l'arietta dovrebbe essere freschetta. E qual è, posso dirti la mia, porta quel gioco che magari con il quale tu in prima persona ti diverti. Ah, alle 9 di mattina, quindi fra poco, tra una mezz'oretta. Ah, allora ti posso dare un consiglio. Uscire a destra. Prendi la postazione, mettila vicino al frigorifero, anzi vicino al freezer, poi apri lo sportello, metti il ventilatore e fai l'aria condizionata, direi, a costo zero. Poi ogni tanto chiudi lo sportello, fai ricaricare un po' la temperatura. Ci vuole tanto, ci vuole. E beh, poi ti costa. E tu, una volta che hai chiuso lo sportello del frigorifero, stai a posto. Vabbè, sì, ti costerà effettivamente solo l'elettricità del ventilatore, questo sì. O in alternativa puoi fare una bella cosa, Brix. Prendi la borsa del ghiaccio, poi prendi un prendi una fascettina di quelle lì di stoffa, la metti a modi, lo leghi questa, la leghi la borsa frigo a modi di medaglia e poi decidi se metterla al collo, quindi uscire a destra, raffrescare il petto oppure la schiena. E voilà, le je suis free. E tanto Wajuni, siamo arrivati a Napoli. Poi siamo arrivati a Napoli. Siamo arrivati a Napoli, ma ci vediamo un bel caffè. Un caffè. E
salutiamo tutti quelli che in questo momento stanno pulendo casa, quelli che adesso in questo momento stanno sorseggiando il caffè, a quelli che mo se ne vanno a Maros. E a quelli che se ne vanno in montagna, perché poi ci sono anche quelli che decidono di andare in montagna, quindi poi giù. C'è sempre alternativa, ma c'è sempre anche la campagna, ovvero l'orticello sotto casa. E tuzzi e tuzzi, ragazzi, fate i bravi. Mi raccomando, andate a seguire il canale di Brixia, o altrimenti non potrete né scendere né salire da suo aeroplanozzo. E naturalmente, se siete appassionati di farming guaglioni e guaglione, vi consiglio, anzi vi invito assolutamente ad andare subito nel canale di Jason Farmer 81. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché lui è il guru di farming. Oltre, naturalmente, vi invito anche a passare nel canale di Woppa Runner 71 ed iscrivervi anche al suo canale. Scimazio Dab qua stamattina sta scendo, vai giù, qua ci vuole un bel caffè tozzo e dopo me lo vado a fare un bel caffè tozzo. Cobra, questa è la seconda, vedete che poi ti banno, eh. Però non ti preoccupare, se ne metti 5 non è che cambia granché. A proposito, ragazzi, approfittiamo, ecco, visto che è arrivato il momento di sponsorizzare il tuo canale o il canale dei tuoi amici streamer. Quindi, ragazzi, è arrivato il momento di iconiamo. In che cosa consiste? Potete mettere le icone del vostro canale, del vostro, l'icona del canale del vostro streamer. Mi raccomando, non più di 5, al prossimo cobra poi rischia di ricevere il ban, eh? Quindi, ragazzi, mi raccomando, 3 2 1, iconate senza esagerare, ma raccomando, facciamo le persone serie. Abbiamo lasciato il Lazio e stiamo andando nella... ma io già stavo a Napoli, scusate. Napoli, Catanzaro, ok, quindi dovrei proseguire dritto. Ecco, infatti, Napoli, Catanzaro. Direzione Catania, ragazzi. Andiamo a consegnare 24 tonnellate di gelati al nostro Nick, che salutiamo. E che naturalmente, per voi che state guardando questo video su YouTube, nella descrizione del video, oltre a trovare tutti i link che vi ho elencato prima, troverete anche il link del canale di Nick, che vi invito assolutamente, canale YouTube, che vi invito assolutamente ad andare a followare, quindi a seguire, a spolliciare sotto i suoi video, a commentare e condividere. E ovviamente, se volete, fatelo anche sotto i miei video. E tuts e tuts, oh yes, come dice il grande Morino, che salutiamo, il Morenoschi. Oh, via. 51.000 chilometri originali, ragazzi, sul mezzo 51.000 chilometri e non sentirli, guaglioni, ho detto tutto. Ragazzi, vi dico solo che sono con il piede a manetta sull'acceleratore, che in questo momento sto utilizzando il volante, un vecchio G27, Logitech G27, naturalmente revisionato par moi. J'ai revisionné le volant de la Logitech G27.
Ragazzi, sento il profumo di caffè, sto avendo le allucinazioni. Grande mezzo. Il mitico Turbo Star di Raf Garage. Anzi, 47 Everons di pedaggio. Allora, dobbiamo andare. Oh, capitano! Siete svegliato? Buongiorno, capitano. Buongiorno e buongiorno. Buongiorno a questa città. Qui, capitano, non si dice. È un po' di condigno. Aria di campagna. Ah, okay, qui siamo. Cerchiamo un nuovo percorso. Stiamo esattamente nella provincia di Salerno. Campagna si trova in provincia di Salerno, quindi sì, siamo nella direzione giusta. Oh, bella. Però l'area di sosta qua me la fanno trovare. Guarda, me la miseria, dove l'hanno costruita quest'area di sosta? Ui, ma non è che questi mi fanno rimanere a secco? Vita, tu che dici? Ce la faccio a fare il pieno? O rimango a secco ora in mezzo? Ragazzi, dite, secondo voi, no? Siete up stamattina? Resta a piedi? No, forse no. Allora, qua c'è l'uscita. Uscire a destra. Hai capito Mega Drive. Allora, voltare a destra. Mezzi pesanti a destra, ok. Ammirate somma sta il Turbo Star di Raf Garage. Guagliù, che spettacolo, guagliù, che spettacolo. Spettacolare. Ah, in tutto questo non ha fatto nemmeno il pieno. Ragazzi, se c'è qualcuno che ha punti canale, se può riscattare la Alice il Gargarozzo, grazie. Così allisciamo un bel Gargaroski. Che combinato. È arrivato Brixia e si è emozionato il Turbo Star. Buongiorno, sono Brixia, come la va? Fate i bravi. Tranquillo, tranquillo. Mi si è impossessato lo spirito di Brixia. Ok, Ludo, grazie per la compagnia. Buona giornata, buona carica caffeina. E come dice il mitico Marco Valleggi, restate sane, e invece io dico state un po' noi giù, ciao!
ragazzi, è quasi di poco conto. Ma ragazzi, hanno cambiato. Sta strada non me la ricordavo. Questa è la Salerno-Reggio Calabria, mi sa, può essere? Sì, ok. Ma ragazzi, in quest'ultima versione di Eurotruck mi sa che hanno anche sistemato un po' le mappe, non vorrei sbagliare. Ma ho la vaga impressione che abbiano fatto anche un lavoro di mappa qua. Un po' di piccole mappe, mappine. Ma tu quanto tempo fa l'hai portato, Brixia? Ah, perché tu sei un vero conoscente. Ah, vabbè, in questo caso qua hai ragione. No, perché ti dirò che negli ultimi 4-5 anni hanno apportato un sacco di... hanno migliorato veramente tantissimo, tant'è che insomma la grafica, le mappe le hanno espanse. Infatti questo tratto di strada non lo ricordavo, infatti mai percorso. Cose che invece io verso sud sono andato un sacco di volte, quindi vedi, alla fine hanno ottimizzato le mappe. E salutiamo naturalmente tutti gli amici e le amiche della provincia di Salerno. Ashfield, mamma mia, 40 più 40 oppure 80 più 80. E salutiamo Andrea 80 Pilla, il mitico Andrea. Oh, abbiamo lasciato la Basilicata e siamo entrati nella regione Calabria. Scalea, scalea, ma come mi arricchia andare in vacanza, riuscirmi da una stanza, uscire la sera che zucculi lo per andare insieme, insieme a cagnola mia. Azzurra, 40 più 40, beh, sono parecchio però, sì, questo sì, non sono pochi. Specialmente fatti quando stai proprio stanco, diventa quasi un'impresa epica di entrare a casa. Che pure io per un periodo pure ho dovuto fare parecchi chilometri per andare al lavoro quando ero in Toscana. E saluto il mio amico Alessio, il mitico Alessio di Siena, e anche io mi facevo parecchi chilometri, con l'unica differenza che io però facevo il turno di notte sempre e quindi arrivavo anche stremato proprio, arrivo a casa. Eccesso di emoticon, te l'ha detto, per favore. Non più di 5 emoticon per riga. Strano, devo rivedere un attimino. Ecco la vaga impressione. Hai messo le faccine, boh, ma pare strano. Devo rivedere un attimino questo. Che purtroppo vedi, per colpa di qualcuno che se ne approfitta, poi devo verificare. Ma dopo ci metto, fammi vedere un attimo, tanto qua sono in single player. Allora, vediamo un attimo, ma ti dico subito. Vediamo un attimino. Perché la sospace? Effettivamente, che sta, aspetta un secondo, allora questo chi è? Allora, annaccia miseria, allora chi è? Qual è bot? Streamlabs, ok, un attimo solo.
E sistemiamo pure sta cosa. Ecco qua, adesso dovrebbe andare. Ok, a posto, oh, ma anche perché dovevo risolvere comunque questa cosa che è fastidioso pure che insomma durante la live ogni tanto si dà fastidio. Secondo me si è disabituato al fatto che ti vede raramente, non ha riconosciuto, non ha capito che è il Brixia, allora giustamente, cioè giustamente, nel senso che una notte che inizierà a conoscerti, quando arriverà in live ovviamente ti farà anche gli onori di casa, ti stenderà il tappeto e magari ti offrirà, visto che tu dici che te devi fare caldino, allora ti offrirà un gelato o una granita. Mangia la granita, ita, ita, mangia la granita, mangia la granita, ita, ita, mangia la granita, ita, e tu, se tu, ita. E se a Radio Dab c'è la nuova hit dell'anno, mangia la granita, ita, ita. Dedichiamo questa canzone al mitico Brixia che dice che a casa sua fanno cavare i pazzi e si sta sciogliendo come un ghiacciolo. E allora noi gli mandiamo un bel fior di fragola e tuzzi, oh yes, oh yes. Pista! Guarda ragazzi, comunque con l'ultimo aggiornamento hanno fatto un grande lavoro, voglio. C'è sta strada, io l'ho percorsa, non l'ho mai vista. Ma adesso dove si trova? Eh sì. Sì ragazzi, confermo, guagliù. Confermo. L'hanno rifatta sta la mappa, questo tratto di mappa, eh. L'hanno rifatto, guagliù. Bello. Ottimo ragazzi, consigliatissimo. Devi fare una cosa, o metti le tende e poi fra le tende metti il ventilatore e ti arriva un po' di aria leggermente meno calda, oppure magari ti metti a terra, ecco, ti metti a pancia a terra sul pavimento e ti metti così a fare la lives, la lives. E a proposito di Lives, salutiamo anche il mitico Super Macho King 82. Il mitico Macho King, ragazzi. Mi raccomando, voi giugni andatelo a seguire. Seguite, seguite, seguite. Oh, questo dovrebbe essere il famosissimo ponte sullo stretto di Messina. Ah no, questo è Ponte Cagnano, questo che è Ponte Cagnano. Ponte tenersi Cagnano. A destra. Ok, tenersi a destra. Comunque voglio l'hanno proprio rifatta, Villa San Giovanni, anzi, siamo quasi arrivati. Direzione Villa San Giovanni. Tenersi a sinistra. Oui, Mr. Toby, bonjour à toi, comment ça va? Bonjour, bonjour, bienvenue, bien retourné dal canale. In questo momento, Mr. Tove, stiamo andando a consegnare 24 tonnellate di gelati al nostro mitico Nick. Quindi, voglio. Sarà bello fresco. Tutto bene, carissimo.
stamattina ho fatto questa live un po' improvvisata perché ho dovuto un attimino recuperare la live che ieri non sono riuscito a fare per problemi tecnici. Partenza Genova, direzione Messina. 24 tonnellate di gelati, ragazzi, come ho detto prima, chi vuole approfitti, perché il mitico zio Cicigno prende sempre un bancale in più di gelati, perché lui, giustamente, essendo un buon anziano, se gli viene la voglia del gelato e non si può fermare, lui dice, guaglioni, se io non mi posso fermare, mi prendo il gelato dalla cella frigorifera, pac, e mi mangio un gelatino. Sì, mi sto imbarcando a Villa San Giovanni. Villa San Juan. Ragazzi, ovviamente, non vi dico con quale mezzo, perché va giù. A voltare a destra. Ve lo sapete, no? Tutti pazzi per il Turbo Star di Raf Garage. Voltare ragazzi a destra e poi continuare dritto. Quindi adesso noi traghettiamo e vediamo un pochettino quanto ci viene a costare il traghetto. Dovrebbe costarci... Dai giù. Vediamo un po', secondo voi quanto ci viene a costare il traghetto? Più o meno di 100 euro? Scrivete, vediamo un po'. Ai primi, quelli che indovinano, gli regalo una bella scorta di caffè patacca, il caffè che spacca. Quindi più o meno di 100 euro mi costerà questa trasferta. Mister Toy dice Miro. Oppola, bacetto. Vai col bacetto. Oppola. Bacetti. Non è colpa mia, ragazzi, questi qua si fermano all'improvviso e io qua c'ho un grande mezzo che non si può, è inarrestabile. Oppla, hai scoperto un nuovo punto panoramico. Dove sta sto punto panoramico? Dove? Lo voglio vedere. Ah, lo sta. Allora, vediamo un attimo. F7. Ok, ragazzi, andiamo a guardare anche il punto panoramico, ragazzi. Lo vediamo insieme. Questo non c'era prima, vedete? Quindi, caro Brixia, secondo me se riprendi un'altra volta prepararsi a voltare a sinistra a giocare con l'Eurotrack, ti diverti, eh? Hanno aggiunto i punti panoramici, eccolo là. Opla, scusate, permesso. Non importa, questa non c'era, questa officina qua. Appena possibile, ecco, invertire qua, il senso di marcia. Spegniamo il motore e godiamoci il panorama. Villa San Giovanni. A Villa San Juan ci trovi di tutto. Ci trovi il camion di Zio Dab, ci trovi il comune di Villa San Giovanni e il comune che con il suo bel porticciolo ci fa arrivare nella bellissima isola della della Sicilia, che salutiamo. Porto San Giovanni, ma anche sta pure il bus di Fern, è perché giustamente quando Fern sta fermo nel traffico lui bus. Andiamo a Messina, oh oh, andiamo a Messina, oh oh, andiamo a portare 24 tonnellate ragazzi di gelati al mitico Nickes. Scoperto anche un punto panoramico. Allora, quasi fa l'inversione qua da Vincenzo in meccanico, che salutiamo. Vediamo un po' se sto cercando un nuovo questa pezzo. Trasferta ci verrà a costare più o meno di 100 euro. A voltare a destra. Mister Tori ha scritto meno.
Vediamo, perché se ha vinto, ha vinto una bella scorta di caffè patacca, il caffè che specchia. Una scorta per un anno. Caffè patacca, il caffè che spacca. Esattamente. Bravo Mr. Toby. Bravo, bravo Vito. Vedo che hai iniziato anche tu ad apprezzare il mitico caffè patacca, ragazzi. Rullo di tamburi. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Rullo di tamburi. O tamburo. Ah, peccato, Mr. Toby. Non importa, troverò un nuovo percorso. Vabbè, non ti preoccupare che ti porteremo comunque un bel bancale di caffè patacca offerto da zio Cicino qua, in collaborazione con Mr. Moreno e Tuz, in collaborazione sempre con Super Macho King, e naturalmente ti verrà portato da la zappa storta direttamente dal suo furgone. E tutti e tutti facciamo un bel applauso naturalmente a tutti voi che con una santa pazienza stamattina mi state sopportando. Siete mitici. Devo aspettare il time out qua. Non mi ha fatto il photo finish. Nick, stiamo arrivando. I gelati. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Oppola, ragazzi, non fatelo nella vita reale, perché se vi beccano, a parte che vi fate male, e poi perché la patente ve la strappano. Noi ci abbiamo anche appeso lì, ci abbiamo il Pac-Man, il simboletto, eccolo là, il simboletto di yeah. Naturalmente salutiamo tutti quelli che in questo momento stanno belli freschi. E tu, oh yes. Tu puoi stare di Raffa Garage. Talè. Se ne sono accorti che questo è Turbo Star di Raffa Garage. Talè. Anche qua consumiccia. Beh, considera che erano motori, cioè erano tutta forza bruto, quindi nulla di elettronico. Cioè tutti i cavalli erano sprigionati dal motore, non elettronicamente dalle centraline. Quindi sicuramente consuma. Assai. Però ragazzi, ha fatto la storia dei trasporti su gomma. Insomma, i trasporti italiani, ragazzi. Degli anni 90, e se ne trovano anche ancora in giro, fra l'altro, ragazzi. Infatti ho visto diversi video su YouTube, insomma, dove
si vedono i passaggi del Turbo Star. Non saprei, però per i consumi ti basta prendere anche un mezzo, diciamo, di media potenza, quindi diciamo intorno ai 450, non oltre i 600 cavalli, perché comunque tende sempre un pochettino a consumare. Uccello della Commare 75 cm ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Voilà, uccellacce del malaugurio. Scherzi a parte, buongiorno a te carissimo, grazie per il follow, benvenuto. Io li ho provati tutti i mezzi di Eurotrack. E ci vuole la configurazione giusta, motore cambio, quindi non c'è bisogno di esagerare tanto. Ovviamente dipende sempre da che strade percorri, cosa trasporti naturalmente, perché poi in base a quello tenersi a destra, i consumi generalmente possono variare. Però ho trovato il DAF, l'XF105, molto molto interessante. Ha un ottimo rapporto anche peso consumo, tutte queste cose qua, quindi l'XF non è male. Ma lo stesso Renault, quello piccolino, insomma, li ho provati tutti. E dipende, ragazzi, dipende da quello che si trasporti. Se trasporti qualcosa di leggero, se trasporti qualcosa di non particolarmente pesante, ecco, comunque tu il mezzo bene o male, ovviamente su a voltare a sinistra su strade non particolarmente pendenti, perché poi se vai su strade pendenti, allora là comunque i mezzi tendono a consumare. E personalmente posso dirti che per quanto mi riguarda il Turbo Star mi ha dato parecchie soddisfazioni, ma dato perché poi trasporti pendenze con carichi da diverse tonnellate, anche carichi speciali, ragazzi, ci ho fatto questo mezzo e è stata una soddisfazione. Quindi diciamo che per un non avere un consumo particolarmente alto non bisognerebbe superare i 500 cavalli. Oltre il motore, diciamo così, in mezzo, boh, è un'impressione, però tende a consumare di più. E soprattutto prepararsi a voltare a sinistra. Oh, un altro punto panoramico. E naturalmente vi dicevo che io prendo sempre i mezzi a doppio asse, quindi non quattro ruote dietro, ma opla, semplicemente la configurazione standard, questa qui. Riccio, apri, siamo arrivati nella tua farmes, vai. Se ne stava nell'animazione, ho visto che se ne stava andando il mezzo qua, ecco qua, spingisci, vai. Enrique, buongiorno a te carissimo. Oh ragazzi, siamo sull'Etna, guaiuni. Allora vi confermo, ragazzi, con l'ultimo aggiornamento, ragazzi, hanno migliorato notevolmente le mappe. Quindi Brixia, non so se mi stai ancora ascoltando, rimetti un'altra volta Eurotrack e fatti un bel viaggetto. Ah, Mr. Toy, vedo che
che ha quasi memorizzato anche lo spot di Piani. Bravo, bravo. Bravo, Mister Tovi, bravo. Via, vai su su. Nick, buongiorno. Signora, cerchiamo il signor Nick. Ah, ottimo. Allora, se è così, gli faccio pure il ride così. Abbiamo finito. Abbiamo finito, ma facciamo ovviamente una bella consegna rapida che facciamo molto easy il parcheggio. Voilà, la Gesofì. Che ha fatto? Ah, non era parato. Buon viaggio. E voilà. Oh via ragazzi, abbiamo consegnato 24 tonnellate, giusto? 24 tonnellate di gelati al mitico Nick che salutiamo. Oh ragazzi, allora approfitto per ringraziare tutti quanti voi, naturalmente, per la compagnia. Allora, questo video ovviamente sarà disponibile su YouTube. Venerdì. La zappastorta ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Presidentissimo, grazie ovviamente. Stavo per ringraziare la Zappastorta per il sostegno al canale. Quindi ringrazio sia per i caffettini ma anche per la sub. Ringrazio Mister Tovi. E quindi ringrazio Mister Tovi, ale, la zappa storta, ale, Brixia, ale, o Frieden Wall, ale. Poi ringrazio Itta, ale. Ringrazio Ludo e Cobra, ale. Ringrazio ancora, chi altro devo ringraziare? Vediamo un po', sto risalendo la cima. Vi ringrazio ovviamente. Mister Tovi ha appena brindato con 20 caffè. Grazie mille. Grazie, Mister Tovi. Thank you so much per i caffè tozzi e tuzzi e tuzzi. Oh yes, oh yes. Allora, ragazzuoli, adesso facciamo il ride al mitico Brixia. Come sempre, vi chiedo la gentilezza di restare nel ride. Quindi per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, la programmazione continua. E naturalmente per voi che state guardando questo video su YouTube, nella descrizione del video troverete tutti i link, naturalmente anche quelli lì per acquistare i giochi scontati, i miei canali social, i link per visitare il sito internet e la pagina del mitico Ralfuccio, del mitico Ralph. E quindi, detto questo, thank you so much, grazie mille a tutti, è stato buono, aiuto. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli.
noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.